Bene a tutti ragazzi e bentornati qui a Hobby, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con un nuovissimo video spacchettamento Pokémon ragazzi. Sono appena uscite due bellissime collezioni, eccola qua, questa è una e quest'altra è l'altra. Sono due collezioni molto particolari, perché? Perché prima di tutto sono uscite in inglese, che era da un bel po' che non vi portavo cose in inglese, che ultimamente in Italia stanno facendo le cose in italiano, giustamente dopo 40.000 anni hanno capito che Pokémon Company bisogna fare un po' più roba in italiano, siccome siamo in Italia. Perché secondo me è molto più raro in inglese, è vero, però in italiano è un po' più carino, secondo me. E queste due collezioni molto particolari, per quale motivo? Perché queste due carte qua che vediamo qua sotto, che sono l'Ultra Necrozma e Ultra Ultra Necrozma del Vespro e dell'Aurora, praticamente queste due carte qua prima si trovavano in italiano in questa scatoletta qua. Non so se vi ricordate. Quella che ho fatto, che ho aperto pure, che le vediamo qua sotto, e sono, come potete vedere, una e due, sono loro due, solamente che qua sono insieme e la scatola costa un po' di più. Invece queste sono qui, quindi potete scegliere se Lunala o Solgaleo, c'è l'imbarazzo della scelta. La cosa ancora più strana, ragazzi, sono le bustine al loro interno, perché come potete vedere qua dietro, non so se riconoscete la bustina, c'è una bustina di stili incrociati. In teoria dovrebbe essere destini incrociati, se non mi sbaglio. Se hai destini incrociati, ragazzi, da dove l'hanno tirata fuori? Questo non lo so, perché sono finite ovunque, non si trovano e qui dentro ci sono, strano ma vero. E poi abbiamo due di Ultra di Apocalisse di Luce e Ultra Prisma, vabbè, le ultime due. E poi un'altra cosa molto particolare che mi sono accorto tipo 2 minuti prima di fare il video è, sicuramente voi vedete, la foilettura della Jumbo ha dei pallini, cioè ha dei cerchi all'interno. Adesso andiamo a vederla, andiamo a aprire magari prima questo. Togliamo la plasticoccia. Vabbè, poi dietro c'è tutta la descrizione, raga, però tutta in inglese, non sto neanche lì a leggere, vi dico la verità. Andiamo ad aprirlo, vediamo se c'è anche il codice. Questo non lo so, ma in teoria sì, sicuramente. Allora. Andiamo. Eh sì, c'è il codicino, questo è il codice per sbloccare. In teoria Necrozma sicuramente, solo quello in teoria. Poi qua dietro adesso, ho scoperto come si apre la carta, ragazzi, non si tira più su da così, ma si sfila da questa parte. Io di solito la tiravo lì e la piegavo praticamente quasi sempre. Ok raga, la carta, come potete vedere, ha questa foilatura molto strana che ha praticamente a pallini, e a pallini non so se è perché in inglese allora la carta in inglese ha una foliatura diversa. Molto probabilmente sarà per quella, perché di solito non è mai così. È come se fosse una GX normale, che sbrilluccica e basta. È molto carina come cosa, perché come foliatura è un po' più bella, un po' più effetto grafico, è molto più carina rispetto al solito classico che è stampata sopra e basta. Vabbè, e questa è un'altra cosa nuova. Poi, le bustine sono queste qua. Cosa abbiamo qua? Ultra Prisma, sì, in inglese sì, ok. Vabbè, ombre, Apocalisse di Luce. E, ah no, non è destini incrociati, ragazzi, è vapori accesi. Vapori accesi, dove c'è il mitico Platinum Full Art che è la carta più giocata. Oddio, vapori accesi, bellissimo. E poi andiamo a vedere la carta, che quella fondamentale del set, eccola qui. Molto carina. 130 di punti vita, toglie 20 più 130. Il secondo attacco fa togliere due carte quando fa questo attacco, e questo qua invece fa, boh, non lo so, vabbè, fa 20 più, chi se ne frega. Tanto non si giocherà mai nella vita sta cosa. Ok, direi di andare ad aprire i due pacchetti. Io inizierei con Ultra Prisma e lascerei per ultimo Vapori Accesi, che vabbè, ci sta, è vecchio, ci può anche stare come ultimo. Abbiamo il nostro codicino. Sì, ho avuto il trick da 4. Eccolo qua. You whip there. Non so come si dice. Bronzor. Vulpix. Picarisu. Picacciolisu. Allora, Shenryu. Energia metallo. Kranidos. Il CD com'è che era? Un po' di fuoco? Può essere. Fire, sì, qualcosa del genere. Bronzong. Oh! Oddio, Giratina Prisma, così, dal nulla? Vai, Infernape Holo.
Oddio, un gratinare così dal nulla salta fuori. Manco l'ho vista, bellissimo. Gliatine Prisma 180 HP, 160, scusate. Vabbè, oh, ma tutti con gli attacchi psico, cioè, ti dicono di scartare sempre l'energia, ma che cavolo è? Vabbè, Gliatina Prisma. Non mi lamento, cioè di solito non si trova mai nulla in inglese. E invece stavolta abbiamo trovato qualcosa di carino. Andiamo di Apocalisse alla ricerca di qualcosa di decente. Attenzione, ho visto qualcosa. Questo, beh, i codici tra l'altro sono diversi dietro, perché questa grafica è diversa. Mi sa che ho trovato una prisma, ragazzi. Inkai, un Punch Man, Dewpider, Fennekin, che Pokémon una minzica che non serve a niente. Eleoptile, l'amico di Alioshki. E a Jabuyo, Araquanide. Questo è lo scavo forte, tipo fossile. Dedenne. E sotto cosa abbiamo? Allora, di Marowak chi se ne frega, inutile. Abbiamo un'energia in colore. Prisma. Not bad, raga. Oh, me. Su due pacchetti su due, raga. Cioè, prima volta nella vita. Quindi cosa vuol dire? Qua c'è qualcosa di decente. Giuro che se trovo. No, prisma qua non si possono trovare. Però se trovo qualcosa di decente. Attenzione. Attenzione, sì signore. Meryl, Ponyta, Deino, Litwick, Cobalion, Nidorino, Pokémon Ranger, Rapidash, Nosepass e Unopa. Vabbè, niente. Però non ci lamentiamo. Due pacchetti su tre abbiamo fatto qualcosa, non ci si lamenta. Eccoci qua, e allora andiamo a aprire quella di mitico Solgaleo. Allora, cosa cambia? Il nulla, stessa carta, stesse bustine e la stessa carta con la foratura uguale, quindi direi subito di andarla ad aprire. Ok, eccoci qua, andiamo a vedere il codicino, che questo me lo riscatterò io. Eccola qua, abbiamo il nostro Solgaleo con HP 190. Solito attacco, solito tutto. Cioè, ragazzi, stanno facendo solo confezioni con queste due carte. Cioè, ma è impressionante, ma con tutte le belle carte che ci sono, sempre queste due. Cioè, dopo un po' stancano, sinceramente. E poi sono carte che manco si giocano, perché non si giocano. L'unica che si gioca è Necrozma e Lunala, perché è molto forte quell'effetto. E non si dice. E qua non ci casca nessuno, però veramente che stress, ragazzi. Fare qualcosa di un po' più carino, magari con qualche altro Pokémon alternativo, non sarebbe male. Ok, raga, io direi di andare a aprire subito Ultra Prisma alla ricerca del nulla. 1, 2, 3, 4, 1, 2, perché. Oh, forse ho trovato una GX, raga, eh. Non vorrei dire una stupidata. Gible, Bronzor, Krogant, Magnemite. Vabbè, sposti uno, tutte appiccicose. Magnemite, Buizel. Energia, questo qua cos'è? Petalo, non mi ricordo mica come si chiama. Executor e. Vabbè, ma che è una presa per il culo. Necrozma, ma che è sta cosa? Apriamo i pacchetti per trovare le stesse carte. Ma no, dai. Vabbè, ragazzi, una GX l'abbiamo trovata. Ma perché si trova più roba in inglese? Ma è vera sta cosa, cioè, in inglese si trova più roba, non c'è nulla da fare. In italiano non trovi mai niente. Andiamo con Apocalisse, soprattutto Apocalisse, ragazzi, cioè io vi giuro che ho aperto non so quanti pacchetti al di fuori dei video, eh. Ve lo giuro, ma non ho mai trovato nulla. Cioè Apocalisse di luce è l'espansione più schifosa che non si trova niente. E Loptile, cioè almeno io, poi non so se voi avete trovato qualcosa, ma spero per bene voi, perché io veramente mi sono rifiutato di comprare altri pacchetti. E Alioshki, amico mio, eccoti qua. Vabbè, niente, cioè, due ultra creature, uno fino all'altra. Bene, mi fa piacere questa cosa. Grazie. Siamo ritornati sul fattore di non trovare. No, aspetta, ma il trick non è di 4. Mannaggia. Raga, questo ho sbagliato, perché su vapori accesi, se non sbaglio, era 3. Nosepass, Nidoran, Little. Infatti, Talon. Oh, fortissimo, ragazzi, però Talonflame. Inferno. Shield, ambipom, sì ragazzi, però sta cosa dei pacchetti che cambiano pure i trick, mannaggia a loro. Mannaggia. Allora ragazzi, che dire, se volete
avete praticamente in questo momento avete la scelta, ovvero potete prendervi o Lunala o Solgaleo. Però sono in inglese, quindi queste due sono soltanto in inglese. Se invece le volete tutte e due insieme in italiano, vi tocca prendervi la mitica scatoletta con dentro anche l'Icaroc, quindi c'è sempre una carta in più. Ok, raga, però qua dentro non avete le carte jumbo. Attenzione, non avete le carte jumbo in questa foilatura particolare. Ok, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Pacchettamento poco. Bella, raga. Video di... Swag, swag, white boy.